vanno in tutte le direzioni. Certo, Roma, Campus Mundi, è così. Prego. Allora, parliamo di ISE o parliamo di composizione di missioni? No, parliamo di ISE, perché questo su quello abbiamo già parlato. Perché per cercare di legare il discorso, cioè noi siamo arrivati a un certo punto, dire cioè, come si fa a rifiutare le dimissioni, no? Il passaggio dal rifiuto delle dimissioni alla unità valutativa multidimensionale, che molti nelle app non sanno cosa sia, e il passaggio ad una residenzialità quando non è possibile la domiciliarietà, come avviene, no? E quindi quali sono i rapporti economici che ci sono, che poi questi sono, contano non poco, perché possono impoverire la gente, no? Quando uno deve passare a pagare una renta che è di 2.500 euro, si deve districare considerando quali sono gli stipendi attuali della media delle persone. Ok, allora se quella parte l'avete fatta, arriviamo già alla questione dell'ISE. E la questione dell'ISE, il concetto dell'ISE, chiamato anche il ricometro, l'ha chiamato quando era nato, nasce come idea di prova dei mezzi delle persone a fine degli anni 90, quando, pur non volendo rinunciare a un'idea di universalismo delle prestazioni, si comincia a fare i conti con una contrazione importante delle risorse, ci si rende conto che le risorse sono finite e quindi non possono essere date a pioggia, e si cerca quindi di garantire equità, maggiore equità nell'allocazione delle risorse. Prima come prova dei mezzi, come strumenti di misurazione della ricchezza, avevamo quasi ovunque solo la valutazione del reddito IRPEF, che da una parte è la prova più facile, più leggibile, sono i soldi che mi entrano in tasca, dall'altra crea un sacco di problemi, un sacco di iniquità già nella differenza tra i redditi di un lavoratore autonomo e quelli di un lavoratore dipendente, pur essendo magari sulla carta identici, nascono e sono diversi. Quindi la prima idea, la valutazione del carico familiare. È chiaro che prendere 3.000 euro al mese di stipendio è uno stipendio significativo, se però ho 15 figli è chiaro che questo non è più uno stipendio significativo. E quindi l'idea di fondo è quella di mettere insieme reddito, patrimonio e carico familiare, e l'ambiente in cui questo reddito e patrimonio nascono. Nasce il decreto 109/98 sulla base di queste tre direttrici. Il reddito essenzialmente allora era solo il reddito IRPEF, il patrimonio aveva delle franchigie molto significative sulla prima casa, che di fatto escludeva 80-90% delle prime case, quindi l'abitazione sostanzialmente era inserita ma non figurava. Il patrimonio mobiliare, pur includendo tutto quanto tranne i soldi sotto il materasso, quindi persino il conto corrente, scontava il grosso problema, per cui l'insufficienza, l'inefficienza dei controlli facevano sì che quello che le persone avevano sul conto corrente non veniva praticamente mai dichiarato. Talvolta, questo lo dico per esperienza,
dei miei clienti mi ha riferito che era stata la stessa assistente sociale del comune a dire: ma sì, quello che è sul conto corrente, cosa vuole dichiararlo, che tanto i controlli non ci sono. Quindi il risultato era che la stragrande maggioranza degli ISE presentati erano molto bassi o nulli. Quindi nasce l'idea di una riforma dell'ISE, che è quella con cui ci confrontiamo adesso. Una riforma che incide in maniera profonda sia sull'idea di reddito, sia su quella di patrimonio, sia anche su quella del carico familiare. E come? Rispetto al reddito, mentre prima il reddito era sostanzialmente il reddito IRPEF, con tutta una serie di problemi laddove le finalità di politica fiscale per cui vengono garantite determinate detrazioni, esclusioni dalla tassazione IRPEF non necessariamente coincidono con quelle di politica fiscale. Siamo in Lombardia, abbiamo per esempio un sacco di lavoratori trasfrontalieri. È chiaro che guadagnare i soldi in Svizzera o in Italia, gli stessi soldi e di stesso reddito parliamo, però è chiaro che non ha senso tassare due volte, anche con l'IRPEF, oltre con la tassazione svizzera, questi redditi. E quindi è chiaro però che questi redditi ai fini sociali hanno lo stesso identico valore. Stessa cosa vale per esempio per le pensioni percepite all'estero. Se io percepisco una pensione in Francia o in Marocco, questa pensione è mia alla stessa maniera, ne posso disporre alla stessa maniera, e quindi non posso essere trattato come uno che non ha assolutamente nulla. Così come pensiamo a regimi di agevolazioni fiscali, come può essere quello riconosciuto attraverso la cosiddetta cedolare secca a chi affitta degli appartamenti a determinate condizioni. È chiaro che esonerare dall'ISE questo tipo di entrate non ha nessunissimo senso. Quindi l'idea di fondo è stata quella di azzerare tutte le detrazioni, esenzioni fiscali valide e finire per inserire tutte le entrate del nucleo familiare all'interno dell'ISE e poi ricreare una serie di detrazioni pensate e commisurate, finalizzate solo esclusivamente alla politica sociale, alla politica di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali. Abbiamo quindi delle detrazioni relative ai costi dell'abitare, la detrazione per i canoni di affitto, abbiamo delle detrazioni relative ai costi di produzione del reddito, era stato definito, cioè al fatto che avere un reddito IRPEF di 10.000 euro se sono lavoratore autonomo è diverso se ho la stessa cifra come lavoratore dipendente. Non solo perché nel caso dei lavoratori autonomi sono più comuni, sono più frequenti e sono più facili forme di evasione, ma anche perché nel lavoro autonomo vengono comunque tolti i costi di produzione del reddito, mentre il lavoratore dipendente no. Quindi si è fatta questa sorta di comparazione per cui ai redditi del lavoro dipendente vengono detratti 3.000 euro. Stessa cosa, stessa modalità è prevista per i redditi di tipo pensionistico assimilati, di una detrazione che serve a rendere comparabile e paragonabile questa tipologia di redditi di 1.000 euro. Le detrazioni più importanti però riguardano
il carico assistenziale, cioè abbiamo delle detrazioni corrispondenti alle spese sanitarie sostenute per le persone non autosufficienti, abbiamo delle detrazioni previste in relazione a chi sostiene gli oneri per badanti, assistenti familiari, servizi di assistenza domiciliare, eccetera. Abbiamo delle detrazioni relative alle rette di servizi sociosanitari e abbiamo soprattutto, e questa è la grossa novità, delle detrazioni proprio in ragione del grado di invalidità. Abbiamo graduate delle detrazioni in relazione a situazioni di disabilità media, grave e non autosufficienza. Rispetto a prima, e qui ci agganciamo a quello che si diceva prima, alla tabella molto esaustiva che ci è stata fatta, nel vecchio ISA avevamo avuto grossi problemi con i giudizi proprio rispetto ai compartimenti stagni con cui veniva considerato l'accertamento di cui si è parlato alla fine della legge 104, cioè a determinati benefici riconosciuti all'ISA per chi era in una condizione di disabilità grave e quindi aveva la legge 104 articolo 3,3, era riconosciuto solo chi aveva il pezzo di carta, indipendentemente dal fatto che frequentasse un servizio, un'unità di offerta dedicata esclusivamente a persone con disabilità grave. Ci sono state sentenze che per un centro di uno disabile, dove comunque può entrare solo ed esclusivamente se sei disabile grave, il TAR di Milano ha detto no, però non hai il pezzo di carta della legge 104 e quindi anche se hai un'invalidità al 100% più l'accompagnamento, per me non sei un disabile grave. La normativa ISE ci viene incontro da questo punto di vista perché prevede tutta una tabella di comparazione in cui suddivide le varie categorie appunto in base all'età, minori, ultra 65 anni, infra 65 anni, ciechi, sordi, eccetera, e in base ai vari accertamenti delle varie commissioni mi dice se può essere considerato disabile grave o non autosufficiente. Questo serve a sostanzialmente bilanciare il fatto che nella versione originaria tra i redditi rilevanti erano inseriti anche pensione e accompagnamento, mentre prima no, cioè una persona con disabilità che aveva solo pensione di invalidità e indennità di accompagnamento aveva di regola ISE 0. Con il nuovo ISE invece, avendo eliminato ogni forma di detrazione, si è messo dentro questo e si sono ricreate le franchigie più o meno corrispondenti. Perché dico più o meno? Perché in alcune situazioni, come quelle di disabilità media e disabilità grave, queste detrazioni erano addirittura, sono addirittura superiori a quello che viene concesso. Nel caso dell'accompagnamento invece sono, o meglio, erano qualcosa di meno. Perché uso il verbo passato? Perché contro questa disposizione sono insorte alcune associazioni, alcune famiglie, è stato fatto un ricorso al TAR del Lazio, il quale ha riconosciuto che i trattamenti di natura assistenziale non possono essere computati e finiti. Ha dato una lettura costituzionalmente orientata della normativa escludendo questo e ha anche dato una lettura, ha annullato il provvedimento anche dove differenziava queste franchigie di cui vi ho parlato tra persone con disabilità
maggiorenni e persone con disabilità minorenni. Paradossalmente, infatti, veniva riconosciuto ai disabili minori una detrazione maggiore, che francamente dal mio punto di vista non aveva grande logica, perché non è, e questo poi è stato confermato dal TAR del Lazio, non è che il carico assistenziale diminuisca con il raggiungimento dei 18 anni, anzi normalmente tutt'al più succede il contrario, nel senso che mentre per un minore, soprattutto un bambino, un carico assistenziale, perché magari il minore c'è per tutti quanti che abbiano una disabilità, nel caso di persone oltre i 18 anni il carico assistenziale vero e proprio c'è solo per le persone che abbiano anche delle disabilità. Ora il TAR del Lazio ha uniformato e quindi sostanzialmente da una parte il pensione accompagnamento non figurano più, dall'altra le franchigie sono molto molto più significative, arrivano fino a 9.500 euro, cui si aggiungono 1.000 relativi ai trattamenti pensionistici, per tutti i 10.500 euro. Rispetto a questo problema, parlo ancora così in maniera purtroppo un pochino vaga, un pochino al condizionale, perché una sentenza del TAR del Lazio ha un'efficacia, ha l'efficacia di annullare quel provvedimento, quindi quel provvedimento in questo momento non c'è più. Però è chiaro che questa efficacia, pur riguardando l'intero territorio nazionale, che è per questo motivo che si fa il TAR del Lazio, no? Da Milano, da Brescia, è provvisorio. Perché? Perché il governo ha ritenuto di contestare questa decisione davanti al Consiglio di Stato e quindi vivremo ancora per alcuni mesi almeno in una situazione di assoluta incertezza. Questa componente reddito. Poi abbiamo la componente patrimonio. L'idea del patrimonio, di inserire il patrimonio, che pure può essere problematica, perché avere una casa magari un pochino più grande, soprattutto per gli anziani, non significa avere anche una corrispondente disponibilità finanziaria, e non è che si possa vendere una stanza o mezza stanza, chiaramente. Quindi tutta una serie di problematiche la può creare. Rispetto alla questione patrimonio, il nuovo ISE ha inciso in maniera pesante sulle franchigie di cui vi dicevo prima. La franchigia sul patrimonio immobiliare, pur avendo un valore tutto sommato simile, fino a 51.000 euro, cioè 100 milioni, oggi sono 52.500, però allora era il valore Fenici. Oggi il valore è finito, che vuol dire il 60% di meno. Particolarmente invece penalizzante è la franchigia sul patrimonio mobiliare, cioè i risparmi. Mentre prima non era particolarmente significativa, ma comunque erano 30 milioni di lire, mai aggiornati dal 2000, quindi 15.000 e rotti euro ancora adesso, a fine 2014, dal 2015 è stato portato a 6.000 euro, aumentabili leggermente in relazione poi al numero di familiari, ma nonostante questo abbiamo un valore che va a rispecchiare poco più di quello che si trovava nei vecchi regolamenti, era indicato semplicemente come le spese funerarie. Quindi vengono lasciati i soldi per il funerale e poco più. È chiaro quindi che se questo è il patrimonio, una particolare maggiore attenzione andrà fatta nel momento in cui si valuta poi la sostenibilità della partecipazione. Terzo aspetto, e quello forse più significativo rispetto
rispetto alle prestazioni di cui parlava prima Fulvio, quindi Covenant, è il carico familiare. In linea di massima, cioè parlando in generale dell'ISE previsto per tutte le prestazioni sociali, si è cercato di dare qualche aggiustamento al criterio precedente che prevedeva di tenere conto della famiglia anagrafica. Quindi si era già fatto un grosso passo avanti dalla tradizionale idea dei parenti tenuti agli alimenti, quindi l'idea della famiglia patriarcale con il nonno, i nipoti, le more, eccetera, alla famiglia anagrafica. In quel caso, ai fini ISE, si parlava del convivente si tiene conto. Si tiene conto del convivente, di tutti i conviventi, quindi paradossalmente anche dei figli del convivente, o fare questo esempio. In una situazione in cui si creavano squilibri anche talvolta grotteschi, ecco, il nuovo ISE ha cercato di riequilibrarlo, da dove l'idea di massima è sempre la famiglia anagrafica, ma cercando di tenere insieme, ove possibile, genitori e figli, o attraverso delle finzioni dove la famiglia comunque si sia suddivisa in vari nuclei, oppure semplicemente riunificandola fittiziamente in un unico nucleo familiare. Da questo modello standard, la grossa novità dell'ISE è quella di passare da un unico ISE a quattro forme diverse di ISE, cioè accanto all'ISE standard si tiene conto della specificità dei nuclei con minori e quindi di queste situazioni di famiglia, diciamo, a geometria variabile. C'è un ISE università che tiene conto della particolare situazione degli studenti fuori sede, ma che magari pur residenti, pur avendo formato un proprio nucleo, sono comunque mantenuti ancora dai genitori o da qualcun altro, in modo da evitare, da penalizzare lo studente lavoratore rispetto a chi invece ha dei genitori che gli possono garantire l'alloggio e il mantenimento. E soprattutto quello che ha maggiore rilevanza a questi fini è il discorso dell'ISE sociosanitario. Per ISE sociosanitario si intende quello relativo a tutte quelle prestazioni che rientrano in percorsi sociosanitari di natura integrata, rivolta a persone con disabilità o limitazioni dell'autonomia. Questa è la stessa definizione che era data dalla precedente normativa per applicare una deroga all'ISE che evidenziava la possibilità di tener conto della situazione economica del solo assistito. È quello per cui in questi anni abbiamo fatto decine e decine di ricorsi, perché era una norma che c'era, era una legge che c'era, ma che era rimasta sostanzialmente inattuata. Ora il nuovo ISE cerca di comporre i risultati di quel contenzioso, arrivando per certe situazioni a una situazione di compromesso, per altre riconoscendo in pieno le nostre rivendicazioni. E in particolare nella definizione della tipologia di prestazione viene data una definizione molto ampia di queste prestazioni, cioè una delle questioni su cui i comuni hanno cercato di smontare le rivendicazioni di persone con disabilità era quella di dire: se parliamo di prestazioni socio-assistenziali nell'ambito dei percorsi socio-sanitari, allora
il beneficio di anno alle prestazioni sociosanitarie strettamente intese, ma quello che è solo socioassistenziale no, e questo in due direzioni. Togliamo le prestazioni strumentali, accessorie, la mensa, il trasporto, penso ai centri di per disabili, la piscina, le uscite, eccetera. Oppure, in senso, diciamo così, orizzontale, Regione Lombardia riconosce natura di prestazione sociosanitaria solo alle prestazioni per le quali versa un contributo sanitario. A quelle prestazioni per le quali non riconosce un centesimo di sanità, afferma in mano libera che queste sono meramente socioassistenziali, in realtà confondendo la causa con l'effetto. Perché? Perché prestazioni sociosanitarie sono tutte quelle definite da una norma del 2001 che si chiama Atto di indirizzo in materia di prestazioni sociosanitarie integrate, che riconosce che ci sono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, 100% in carico di sanità, prestazioni a elevata integrazione sanitaria, 100% carico della sanità, e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che invece sono, hanno una contribuzione graduata da questa stessa disposizione che varia dal 70% al 50% fino allo 0% di contributo sanitario, senza che venga meno la natura di prestazione socio-sanitaria. Nel nuovo ISE viene accolta in pieno questa interpretazione, cioè nelle prestazioni sociosanitarie rientrano anche quelle prestazioni che pur non ricevendo un contributo sanitario rientrano nelle prestazioni sociosanitarie integrate, e anche tutte le prestazioni strumentali e accessorie. Qual è il beneficio per queste prestazioni? Il beneficio è che si guarda una composizione del nucleo ristretto, composto solo dall'assistito, dal coniuge e dai figli a carico. Questo significa, e viene indicato anche nelle istruzioni, nel modulo di comunicazione dell'ISE, che nel caso di persona con disabilità che convive con i genitori, chiaramente, non essendoci né coniuge né figli, si guarda la situazione economica del solo assistito. Non solo si tiene conto, rispetto a prima, anche della situazione di difficoltà che si può creare guardando la situazione economica del solo assistito laddove ci sia un coniuge a carico o dei figli a carico. In quel caso è chiaro che guardare la situazione economica del solo assistito si privano quei soggetti a carico dei mezzi sostentamento. E questo è per le prestazioni sociosanitarie in generale. Però, come ho detto prima, c'è stata anche una scelta di compromesso. Una scelta di compromesso rispetto alle prestazioni sociosanitarie residenziali. Il grosso timore per cui in tutti questi anni quella normativa che prevedeva di guardare la situazione economica solo assistito è rimasta lettera morta, è la preoccupazione, condivisibile o meno che sia, ma la preoccupazione rispetto all'allungamento dell'aspettativa di vita, cioè mentre la spesa per le persone con disabilità è comunque una spesa programmabile, quella per le RSA è un punto di domanda, nel senso che l'aspettativa di vita si allunga, ma non si è in grado di prevedere in che condizioni arriveremo a 100 anni, a 120, però non sappiamo in che condizioni. E quindi c'è stata questa grossa opposizione, per cui è stato fatto un ostruzionismo incredibile a una legge che comunque era in vigore dal 2000 e nel 2014 facevamo ancora i ricorsi, ecco, si è ritenuto
che a questo nucleo ristretto si aggiunga una componente aggiuntiva che tiene conto anche della situazione economica dei figli al di fuori del nucleo. Quindi la situazione di compromesso è stata analoga a quella che era stata ipotizzata anche da varie regioni, di separare disabili gravi, situazione economica e solo assistito, anziani, mantenere la possibilità di avere l'intervento anche dei figli, che attualmente è la principale fonte di finanziamento delle rette delle RSA. Quantomeno la normativa statale rispetto a quello che c'era prima dà qualche elemento di maggiore proporzionalità. Per esempio, se all'interno del nucleo del figlio c'è una persona con disabilità, questo figlio è completamente esentato. C'è una soglia già definita di ISEE, 9.000 euro, al di sotto della quale non viene prevista questa componente aggiuntiva. Al di sopra di quella soglia si è cercato di dare comunque un elemento di proporzionalità, come limitando la percentuale di contribuzione al 20% dell'ISEE evidenziato. Cioè ogni 1.000 euro in più di ISEE sono 200 euro all'anno di componente aggiuntiva, che va ad aggiungersi all'ISEE del beneficiario della prestazione. Non solo, per superare alcuni problemi di coordinamento importanti che si erano creati, cioè quello di calcolare due volte gli stessi redditi dello stesso nucleo familiare, si tiene conto di reddito e patrimonio solo del figlio e non anche di quello degli altri componenti del nucleo. Quindi si guarda il reddito patrimonio del figlio, si divide comunque per il carico familiare, ma non si guardano i redditi del coniuge, dei figli del figlio, dei figli della convivente o cose di questo genere. Questa è in linea di massima il modello che è stato impostato a livello statale. Si è detto prima, siamo tutti lombardi e in Lombardia la situazione è parzialmente diversa. Parzialmente diversa perché? Perché in Lombardia, dopo che 100 sentenze hanno detto la legge 3/2008, legge regionale 3/2008, che prevedeva partecipano i soggetti civilmente obbligati, non va applicata perché non è conforme al principio di evidenziazione della situazione economica e solo assistito previsto dalla legge statale, nel 2012 la Regione Lombardia ha cambiato la propria legge regionale prevedendo che delle persone con disabilità grave si guardasse la situazione economica del solo assistito. Per gli anziani, senza specificazioni, si guardasse anche la situazione economica del coniuge e dei figli. Più o meno l'idea del legislatore regionale era di fare questa differenziazione che poi è stata fatta a livello statale, se non che è stata fatta in maniera un pochino pasticciata. Il TAR di Milano ha sempre riconosciuto che, appunto, anche nel bene, non solo nel male, se uno ha la legge 104 è disabile grave, che abbia 18, 20 o 100 anni, è disabile grave, la condizione di disabilità grave prevale su quella di anziano, che tra l'altro è anche oggi una nozione, una definizione abbastanza sfuggente. Chi è anziano oggi? La soglia tradizionale dei 65 anni
quanto dobbiamo andare a lavorare fino a 67 o fino a 70 diventa un pochino anacronistica. Quindi la normativa statale, per come ve l'ho delineata, dà una definizione che sostanzialmente è sociologica. La normativa regionale, parlando di anziani in maniera generica, invece è sostanzialmente privo di significato, perché si tratta di quegli anziani che non hanno la legge 100. Quindi questo è il quadro. Ma prevale la legge statale o la legge regionale? Non è una domanda scontata. E ha avuto risposte diverse. Perché? Perché abbiamo una Costituzione riformata nel 2001 che, dove definisce le competenze dello Stato rispetto a quelle regionali, è molto pasticciata, è molto confusa. Questa materia, quella dell'RSA, può essere correttamente, onestamente interpretata secondo una qualunque delle tre possibilità. Stiamo parlando di servizi sociali, socioassistenziali, e quindi di competenza esclusiva regionale, però stiamo parlando anche di servizi sociosanitari e quindi di tutela della salute di competenza corrente Stato-Regione. Ma parliamo anche di prestazioni che sono livelli essenziali di assistenza sanitaria e quindi di competenza esclusiva dello Stato. Ci sono state varie vicende, varietà, hanno dato letture diverse. Oggi la nuova normativa, il nuovo ISO, il 159 del 2013, ha riconosciuto quest'ultima interpretazione. Il nuovo ISE è livello essenziale delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, quindi fissa quel minimo che deve essere garantito a tutti. Se qualche regione ha la volontà, ha le risorse di dare qualcosa di più, lo può fare. E mi sembra che questo elemento aggiuntivo che dà la Regione Lombardia dovrebbe potersi quindi applicare. Ecco, questo è, cercando di contenere il quadro di un'azienda che in realtà è molto molto complessa, per lasciare a voi poi di chiedere quello che eventualmente dovesse essere più